Punto Sud Music Web TV. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Amici di Radio Punto Sud, siamo insieme a Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo 2020. La prima domanda è spontanea. Cosa si prova a vincere su un palcoscenico così importante? Inizialmente è stato molto strano perché in quel momento è come se mi fossi svuotato praticamente, no? Perché non ho capito bene. Poi è arrivata tanta emozione, soprattutto grazie agli altri, perché gli altri poi ti raccontano ciò che hanno provato, ciò che ti fanno vedere dei video, vedi la tua città in festa, ho realizzato molto più tramite anche l'emozione degli altri. Questa è una cosa che mi ha stupito, però è un po' così. Diodato, spesso e volentieri hai dichiarato, non solo spontaneamente, ma anche forse alle volte indotto da altri, che non solo la vittoria ma il testo, soprattutto di Fai Rumore, sono dedicati alla tua Taranto, ma non solo alla tua Taranto, anche a chi magari come te ha vissuto una situazione sentimentale che ancora oggi fa rumore nonostante si sia chiusa. Quindi la domanda che ti pongo è: cosa senti di voler dire non solo alla tua Taranto, ma anche a chi, ripeto, come te, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, vive una situazione sentimentale come quella che tu hai raccontato in Fai Rumore? Ma viste le valanghe di messaggi che mi sono arrivati, probabilmente sono in tanti ad aver vissuto una cosa come questa. E non lo so, io ho questa fortuna di poter utilizzare la musica, no? Per in qualche modo analizzare e talvolta anche liberarmi di alcune sensazioni anche pesanti. Però il consiglio che posso dare è ascoltare tanta musica, perché se penso anche a me, ascoltatore, devo dire che la musica è terapeutica e ti aiuta proprio ad attraversare dei momenti, a volte anche momenti difficili, e magari non ti salva la vita, ma in qualche modo ti dà una spinta. Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, se avessi sentito questa frase alla vigilia del festival, ci avresti creduto? No, non c'è. Sono quelle cose che magari ci pensi da quando sei piccolo, bambino, però poi quando cominci a entrare nel mood sanremese, ti concentri passo dopo passo sulle cose che devi fare, perché veramente poi è molto molto stressante ed è una settimana in cui sei veramente in questo vortice di emozioni, di cose da fare, hai poco tempo per realizzare quello che sta accadendo, anche dopo, no? Quando finisce, quando ti dicono hai vinto, comunque ci metti un po' a capire. E a fronte allora di questa bellissima e inaspettata vittoria, quali sono i tuoi progetti futuri? Progetti futuri sono dei live, e adesso ce ne saranno due importantissimi, uno a Milano e uno a Roma, 22 e 29 aprile, e poi l'1 maggio Taranto, a cui sto già lavorando da un po' assieme a Michele Riondino e Roy Paci e a tutto il comitato dei cittadini lavoratori liberi e pensanti. Poi abbiamo l'ESC, l'Eurovision sì, Song Contest, e lì ci sarà un grande impegno che comincia già da praticamente adesso e poi culminerà il 16 maggio. E poi quest'estate tanti concerti e contemporaneamente magari comincio a scrivere anche qualcosa, perché non vorrei aspettare tanto per far uscire qualcos'altro. Magari il prossimo successo di Sanremo? Ragazzi, adesso magari non è che vado posso andare sempre io a Sanremo, quindi va bene così, per ora magari facciamo passare qualche anno. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, sincente, miracolosa, vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te. Amici di Radio Punto Sud, sono Diodato, mi raccomando, fate tanto rumore. Ciao! E fai rumore!